Io penso che sia molto importante incontrarsi, uno, per vedere l'utilità e i limiti della terapia di Bella, che dopo un periodo burrascoso stiamo vedendo già dalla vostra presenza, continua a essere presente come non solo più una speranza dei pazienti, come qualcosa di scientificamente sempre più valido, almeno per quanto riguarda il discorso della somatostatina. Sono riduttivo non certo per criticare la terapia di Bella, ma per dire ciò che io purtroppo, essendo professore universitario, nonché primario di una struttura complessa in cui faccio una terapia già discussa nel passato, che è diventata ufficiale, e adesso anche letti degli hospital, tre macchine di ipertermia, quattro con quella endoperitoneale, ma vedo in questo, come accennai al congresso precedente di Bologna, qualcosa di analogo, qualcosa che all'inizio ha fatto paura agli oncologi tradizionali, ma con i risultati, con la costanza che vedo in Di Bella, nel far riemergere tutto ciò che di scientifico c'è nella sua terapia. Questo differenzia naturalmente in maniera radicale dalle terapie di tipo così popolare, tra virgolette, ma usate quasi a livello stregonesco, che circondano alcune sperimentazioni senza nessun costrutto. Quindi volevo dire, io sono felice dell'invito del professor Di Bella, nonché della vostra attenzione, che cercherò di non rendere faticosa e soprattutto noiosa, e soprattutto quello che volevo mettere in evidenza: perché è importante che si parli anche di un'altra terapia da associare? Perché sappiamo tutti che non c'è ancora la cura definitiva per i tumori, sappiamo tutti che l'associazione delle terapie è quella che fa vivere più a lungo e meglio i pazienti. Quindi io chiedo, perché si cercano terapie sperimentali spesso invasive? E vi parlo della mia esperienza di 120-130 pazienti neoplastici inoperabili che io vedo all'Università di Roma, al mio centro di oncologia ipertermica. Perché questi pazienti molte volte, oltre ad aver fatto tutte le altre terapie tradizionali, sono ricorsi a terapie sperimentali del tutto senza una base, al punto tale che io ho avuto dei pazienti che li ho persi quando, dopo un miglioramento notevole, sono andati a fare queste cure che vengono fatte in grossi centri d'Italia, di cui non faccio il nome per carità di patria. Queste cure in cui si fa firmare al paziente che non c'è nessuna garanzia, che tutte le complicanze sono previste e di responsabilità del parente. E non dico altro, io ho avuto dei pazienti che erano migliorati, erano addirittura un microcitoma era scomparso, è voluto andare in una sede istituzionale tradizionale e con una terapia radioimmunologica non specifica, perché non era un tumore endocrino, il paziente in una settimana è andato in insufficienza renale e purtroppo l'abbiamo perso in edema cerebrale e insufficienza renale e sofferenza multiorganica. Vengo al dunque. Le terapie ancora non ufficiali, tra cui diciamo anche la Di Bella, non hanno effetti collaterali. Questo è fondamentale per un medico che lavora per la vita. Io che sono per la terapia fino agli estremi, il discorso sull'accanimento terapeutico è un discorso molto delicato, perché molti dicono, ma che Di Bella, fa andare a casa con la morfina. Questo discorso è in contrasto con l'etica del medico. Abbiamo visto che la signora massacrata dal marito, che dopo 5 anni di coma si è risvegliata. Io sfido chiunque, che sia per un'eutanasia
a spiegarmi eticamente come risponderà o al Padre Eterno o a se stesso se ha staccato la spina, quando questa donna non soltanto è tornata in vita, ma ha permesso anche di mettere in galera un criminale, ammesso che questo fosse la vera causa del suo morto. Quindi no effetti collaterali, è fondamentale associare le terapie in cui si abbia una associazione positiva, senza che si creino i danni che spesso la chemio esercita. Quindi io lancio un piccolo messaggio che il paziente andrebbe trattato multidisciplinarmente fin dal primo momento. Io vedo malati di Dibella che vengono a fare anche l'ipertermia. Io come medico che fa l'ipertermia, una volta che ho fatto la mia terapia, li mando in terapie di vario genere, che malato sceglie. Io purtroppo ufficialmente non posso come università inviare costantemente i malati verso terapie sperimentali, però posso, e stiamo facendo uno studio qui, credo che il nocciolo della motivazione per cui siamo qui insieme, stiamo facendo uno studio clinico controllato di pazienti trattati con ipertermia e con somatostatina. Signori, è già un primo bel passo, perché su alcune forme endocrine noi abbiamo avuto una sopravvivenza prolungata del 40% già in 2 anni di sperimentazione. Questo la dice lunga sul discorso anche metronomico. Io molte volte sono costretto, appunto perché arrivano già massacrati dalle chemio tradizionali, a fare delle terapie chemioterapiche a basso dosaggio. È la metronomica di cui parlava poc'anzi il professor Di Bella. La chemioterapia da sola, anche a basso dosaggio, se la si associa con qualcosa che ne potenzi gli effetti, è ugualmente efficace senza gli effetti collaterali. Quindi non ci dà limiti, non ci dà le limitazioni che generalmente vediamo nel paziente che deve interrompere i famosi protocolli che ci hanno riempito la testa nell'ambito del nostro lancio di terapie nuove, sia a me con l'ipertermia, sia a Di Bella con la sua terapia che ancora non è purtroppo ufficializzata dallo Stato. Il protocollo nel tumorale è un discorso che vale in linea di massima. Quanti melanomi vediamo morire in una settimana, e stranamente altri in 7 mesi, e altri in 7 anni, e altri in 70 anni. Quando un tumore è talmente imprevedibile, il protocollo ha i suoi limiti. Siamo insieme in terapie multidisciplinari. Dire io faccio un protocollo e poi lo devo interrompere perché quello non sopporta la chemio, è finito il protocollo. È una contraddizione che fa ridere, anche perché mette in ridicolo chi l'ha impostato. Il protocollo significa fare gli antibiotici per 7 giorni, ma senza interruzioni. Il protocollo significa fare l'ernia con la rete o farla con la plastica secondo Bassini e fare il confronto, ma non lo si può fare stabilmente nel tumore. Ci vuole un indirizzo di protocollo. Sono d'accordissimo con la scienza ufficiale, tant'è vero che io faccio parte delle scienze ufficiali, in quanto ho una cattedra di patologia e terapia chirurgica, però il discorso all'atto pratico è estremamente valido nello stimolare l'associazione con terapie che non si contraddicano e che aumentino l'efficacia senza danneggiare il paziente. L'angiogenesi è quello che tutto sommato unisce la terapia ipertermica alla terapia di Di Bella. Perché? Perché noi non effettuiamo una terapia che crei danni ed effetti collaterali, ma noi esercitiamo un blocco della vita del tumore che consiste nella sofferenza vascolare. E in che maniera? Con l'ipertermia, aumentando il calore che va a inzeppare il tumore di cellule che arrivano più velocemente, quindi più concentrate, e trovano nella fase vascolare una neoangiogenesi
che ne ritarda la dismissione. Quindi il calore esercita un'azione lissiva sulla angiogenesi e quindi sulla formazione della riproduzione del tumore. La somatostatina blocca l'angiogenesi. Entrambe le terapie hanno una cosa in comune, l'apoptosi. Questo secondo me è il punto che unisce le due terapie. Senza voler essere presuntuosi che noi uccidiamo un tumore, che noi siamo la seconda sede di Lourdes, il malato con le nostre terapie vive più a lungo e meglio. Io non posso entrare in merito ai dettagli della terapia di Beta perché non la faccio e non la posso fare, però secondo me una fonte ufficiale come l'Università Romana, che già accetta e mette nei suoi protocolli sperimentali, ma non di sperimentazione facendo filmare l'ammalato e togliendosi quindi responsabilità dai danni, ma un protocollo che stiamo facendo anche in associazione con la seconda, con la prima Università di Roma, la Sapienza, in cui stiamo vedendo dei casi non soltanto tumori endocrini, ma tumori di ogni genere in cui si ha il prolungamento della vita dagli studi iniziali. Sono molto cauto in questo. Prima di passare a una piccolissima carrellata delle mie attività, qui ho tra le altre cose adesso porterò i risultati ancora più avanzati in paragone a quelli dell'altro anno, e vi dirò quello che secondo me è estremamente importante. Io chiedo scusa al professor Di Bella, ma soprattutto credo che sia molto importante, proprio alla luce di alcuni medici che fanno la terapia di Bella e che mi dicono che vengono impallinati quotidianamente dalla scienza ufficiale. Noi a tutti i malati, e adesso sta diventando quasi una routine, facciamo la cromogrammina A e l'otreoscan. Che significa? Tornando ai recettori, andiamo a vedere dove il Padre Eterno ha determinato in alcune persone la presenza di recettori per l'otreotide. Questa è una premessa che già rende di base, come nei tumori della mammella in cui ci sono i recettori per gli ormoni, è una premessa scientifica di altissima qualità, di altissimo valore, perché io ho le basi per prescrivere la somatostatina, nel caso mio associata all'ipertermia o prima o dopo, perché purtroppo la mia terapia è limitata a questo, ho avuto i letti o dei hospital, ho tutto adesso, ho una struttura complessa di cui sono primario, però devo fare ipertermia, altrimenti pesterei i piedi al chirurgo dell'università e via discorrendo. Siamo veramente al ridicolo, come giustamente accenna qui il collega, però almeno ho la possibilità, se non di farla di Bella ufficialmente, ma già di farla solo statina, e secondo me è un passo, anche perché poi il paziente si informa bene, magari viene anche a completarla in maniera più completa in altra sede. Quindi, secondo me, ripeto, chiedo scusa al professor Di Bella, ma sono costretto in questo momento a fare una sperimentazione, ma clinica controllata, quindi vale a tutti gli effetti anche scientificamente e anche dal punto di vista generale di fronte alla legge, esattamente con la preventiva valutazione dell'otreoscan e quindi l'otreotide, il marcatore dell'otreotide e della cromogranina. In questo momento siamo tranquilli davanti a qualsiasi critica, anche legale. Tra l'altro il professor Saraceni già ne è una garanzia di quanto stiamo andando avanti. E stiamo vedendo, io ho lasciato un piccolo dépliant per quanto riguardava il discorso relativo all'importanza della terapia metronomica che aveva previsto il papà del professor Di Bella, che oggi sta diventando un cavallo di battaglia. Quando l'ammalato è stato massacrato dalle altre chemio, la metronomica associata ad altre terapie è fantastica, perché determina gli stessi risultati senza gli effetti collaterali. Quindi credo che nella mia ufficialità sto dando, non certo perché siamo amici con il professor Di Bella, stiamo dando una chiarificazione che lentamente sta demolendo il tabù delle terapie
nuove, biologiche, che naturalmente danno fastidio e continuano a dar fastidio ai cultori di terapie costose, anche se dannose, che giocano un ruolo che non voglio qui chiarire, ma naturalmente non certo sostenuto per motivi sempre spirituali. Io vi accenno rapidamente questa tabella che serve, diciamo, in aggiunta, non io devo parlare del mio campo, ma è importante che voi sappiate che la radioterapia associata all'ipertermia determina non soltanto il 33% di remissione della malattia, io non parlo mai di guarigione, anche se la malata sta bene dopo 10 anni, ma di remissione dal 33% al 60%. Tumori secondari del fegato, che sono tanti, o i primitivi, hanno un beneficio che permette di ridurre chemio o radioterapia. Io dico chiaramente, a chiare lettere, fuori troverete, vi ripeto, qualche copertina su una conferenza che verrà fatta dalla professoressa svedese sulla terapia metronomica. Quindi, come vedete, sta diventando un discorso preconizzato, ma che al lato pratico ci risulta estremamente valido di dare terapie a basso dosaggio. Le fasi più sensibili dell'ipertermia sono le fasi in cui si sintetizza il DNA. Questo fa accomunare l'ipertermia alla terapia di Bella. Il DNA interrompe la sua riproduzione, la cellula va in apoptosi e muore lentamente. Di qui la scarsezza di effetti collaterali. L'ammalato si trova, e qui ho una percentuale che ho portato, nel 75% dei casi con una stabilizzazione del tumore. Se voi pensate che con la chemioterapia da soli otteniamo il 35% di riduzione del tumore o anche di scomparsa provvisoria, con l'ipertermia diciamo il 75-80%, questi sono dati documentati che io ho nell'università e che sto pubblicando in tutto il mondo. La stabilizzazione del 75%, la 45% riduzione del tumore, nel 20% c'è la scomparsa. Per scomparsa intendo che per 2-3 anni il malato non ha più malattia, e quando voi pensate che io tratto tutti i malati che o sono stati super trattati con radio o non possono, non vogliono più fare chemio, già posso dire che stiamo dando un contributo al prolungamento della vita e della qualità delle persone. Non scendo nei particolari, anche perché il professor Orca è stato più che esauriente sui dettagli scientifici, addirittura nella minima descrizione di alcuni fenomeni biologici che molte volte come chirurgo io ignoro, e quindi non voglio annoiare voi di una possibilità di inibizione della sintesi del DNA e dei suoi meccanismi, ma ormai credo che, essendo voi di cultura, già avete capito dov'è che noi miriamo nella nostra associazione terapeutica. La termotolleranza, drastica riduzione della sensibilità delle cellule per l'ipertermia, è stata osservata nei tumori maligni quando non si usa, qui sì, un vero e proprio trattamento periodico. Non si può scaldare, come dico io, il paziente con l'ipertermia tutti i giorni. Questo dimostra che la sofferenza è molto simile a quella che si esercita con la terapia della somatostatina. È una morte lenta dovuta alla mancanza di vitalità nella cellula, ed è quello che noi vogliamo ottenere. Vogliamo uccidere il tumore lentamente, perché la radioterapia, che molte volte noi vediamo molto efficace rapidamente, purtroppo non esclude uno dai fenomeni collaterali. Poi, essendo la vita della radioterapia decennale, sappiamo benissimo che ci troviamo di fronte a una piccola Hiroshima con la radioterapia, il malato arriva un momento che non può più far niente. Noi, uccidendo lentamente, creiamo le premesse per intervenire senza i limiti di una non ripetibilità della terapia. Per essere sintetico, gli effetti positivi dell'ipertermia, anche a questo punto l'avevo messo, l'importanza della immunostimolazione,
che non sono terapie che abbassano le difese immunitarie, come purtroppo la radio, la chemio, che io non disdegno assolutamente, sono fondamentali, ma uno vanno saputo usare, due usare insieme a terapie biologiche, terapie in cui nel caso mio fisiche come il calore, nel caso di Bella chimiche come le sostanze biologiche che vengono usate, determinano uno sviluppo, un aumento della risposta immunitaria. Questo l'ho già constatato quando si usavano i test delle rosette, lo sto vedendo adesso con metodiche più sofisticate di biotecnologia avanzata con la collaborazione dei nostri biochimici, in cui c'è un aumento delle difese del paziente dopo l'ipertermia, una riduzione del dolore, ecco altra cosa che associa le due terapie, e restrizione del sanguinamento. Del resto sappiamo benissimo che quando creiamo l'ipertermia li facciamo morire le cellule tumorali proprio perché hanno questa riduzione della normale capacità di smaltimento della parte venosa, perché la neovascolarizzazione venosa del tumore è scarsa di fibrocellule muscolari e quindi il calore e le sostanze come la chemioembolizzazione, per fare un esempio, sono trattenute nel tumore perché sono più difficoltate nel essere eliminate per la vascolarizzazione venosa alterata. Quindi riduzione del sanguinamento, sappiamo tutti, io come chirurgo quando tratto le pancreatiti, sappiamo tutti che la somatostatina ha sempre ridotto il sanguinamento per una riduzione del sanguinamento. Quindi la riduzione del sanguinamento e la riduzione del flusso che mantiene la vita del sangue sono una delle prime prove biologiche dell'efficacia di una terapia a base di somatostatina. Effetti collaterali dell'ipertermia, un po' di sofferenza da calore in qualche paziente, che sono quelli che si scottano quando vanno al mare, qualche superficiale ustione di massimo secondo grado, che se il paziente non si lamenta il medico o il tecnico che sta assistendo, l'infermiera, non possono accorgersene, e una sensazione locale non piacevole in una piccola quantità di pazienti. Per il resto io ho trattato 1500-1600 casi e i risultati sono positivi nel 70-75% dei pazienti. Ecco, qui andiamo nelle associazioni anche con la termoabrasione alta, in modo che io non voglio più annoiarvi, e vi lascio un ultimo, scusate, messaggio che poi potremo vedere nel tempo, e mi permettetemi di essere umile nel dare questo messaggio. Io voglio semplicemente dire che tutti noi vogliamo far vivere il più lungo possibile e bene i pazienti, non è che vogliamo o pretendiamo di guarire, anche se ne guariamo diversi. E ve lo dico questo non fuori sacco, ma nell'ambito di una sintesi di questo genere, perché molti malati continuano a vivere, tipo un tumore cerebrale che mi aveva mandato in Besta di Milano e inoperabile, adesso si è sposato, si è comprato un piccolo anticristo, lavora, vigevano a Roma tutti i giorni, vigevano a Milano tutti i giorni, e questo è uno dei tanti casi di tumori cerebrali, pancreatici, recidivi di tumori del colon, recidivi di tumori polmonari, molti tumori polmonari inoperabili, e soprattutto le forme gravi di sarcoma, che sono delle brutte bestie, e sotto qualsiasi terapia trattata. Grazie.